Il contorno del castello di San Lorenzo Picenardi, unico nel suo genere, il vociare, a volte anche insistente, dei pavoni, ma soprattutto tanto contenuto. È stata una serata diversa dal solito, quella organizzata a inizio estate da Api Industria Confimi Cremona, perché differente era lo scopo e la motivazione che ha animato l'incontro. Una sorta di unione di intenti da parte di diverse associazioni, con Api Industria in testa, per sposare e sostenere un progetto da diversi mesi portato avanti dal Rotary Casalmaggiore Olio Po della presidente Daniela Borella. Creare cioè un day hospital oncologico per l'ospedale Olio Po per migliorare il soggiorno di malati gravi o meno gravi, perché spesso la risposta migliore alle cure si può trovare proprio nell'ambiente circostante, luogo di cura stesso. Dopo il buffet al suono dei violini suonati da due allievi del Conservatorio Monteverdi di Cremona, il saluto di Alberto Griffini e di Sonia Cantarelli, presidente e vice di Api Industria, è servito a ricordare come il contatto sia partito. Un pranzo con alcuni soci della Cassa Rurale Artigiana di Rivarolo Mantovano e alcuni medici, tra cui il dottor Luigi Borghesi, che ha illustrato a Cantarelli questo progetto. Da lì il contatto con Daniela Borella, soprattutto con Daniel Damia e Paola Tagliavini, i due architetti che hanno studiato il progetto del Day Hospital con un unico obiettivo: dare dignità al malato. I grazie più importanti sono andati a Daniele Generali, oncologo ricercatore della SST di Cremona, a Paola Daine e Andrea Ferrari per l'organizzazione della cena, alla dottoressa Maria Grazia Cappelli e agli imprenditori presenti. Spazio poi all'illustrazione di un percorso che prende spunto dai Cancer Maggie Center, sorti negli anni 90 nel Regno Unito, ma di recente anche a Hong Kong e Barcellona, e della teoria degli anni 80 del Healing Garden del dottor Roger Ulrich, che dimostrò anche nella pratica, con studi appositi, quanto il verde possa risultare curativo abbassando il livello di stress e pressione del malato. Da lì un reparto ridisegnato all'insegna di alcune parole chiave: connessione, apertura, comfort, semplicità e ovviamente tanto verde. Maggiore ariosità alla sala d'attesa, che diventa uno spazio unico con la reception, pochi accorgimenti per creare una zona di passaggio anche di altri utenti al reparto, perché la malattia non deve fare paura, e poltrone per le chemioterapie orientate verso giardini e spazi verdi che potrebbero essere curati sia sul lato esterno sia su quello interno dai ragazzi del centro psicosociale già seguiti dalla dottoressa Borella. Il tutto per umanizzare e portare serenità dentro il reparto. Da Maurizio Mantovani, governatore del Rotary 2050, un ultimo appello a sostenere il progetto. Questi professionisti vi hanno dedicato tempo, ha detto Mantovani, e il tempo è l'unico dono assoluto e non restituibile. Ora dobbiamo fare la nostra parte.